Legge sulla semplificazione. Commemorate le vittime del lavoro. Impegni per gli assegni di studio. Convalida dei consiglieri. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 7 ottobre il Consiglio regionale ha commemorato le vittime sul lavoro e ha convalidato i consiglieri eletti il 26 maggio scorso. L'Aula ha poi approvato la legge che riduce i revisori delle aziende sanitarie locali e nel pomeriggio, dopo un'ampia discussione sugli assegni di studio, ha dato parere favorevole su una mozione che impegna la Giunta a pubblicare i bandi e a diminuire il limite ISEE previsto in precedenza. In chiusura di seduta l'Assemblea ha varato il provvedimento sulla semplificazione amministrativa. In primo piano. Più trasparenza, tempi di risposta certi e celeri, digitalizzazione di tutti gli atti amministrativi. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge sulla semplificazione amministrativa a garanzia del cittadino e delle imprese piemontesi. L'articolato è stato illustrato in aula da Elvio Rostagno, Partito Democratico per la maggioranza, e Mauro Campo, Movimento 5 Stelle, relatore di minoranza. Il testo, suddiviso in 38 articoli, è volto a garantire nel provvedimento amministrativo criteri di imparzialità, democraticità, economicità, efficacia ed efficienza, pubblicità, proporzionalità, legittimo affidamento, trasparenza e rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario. In vista della 64esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro di domenica 12, il Consiglio regionale ha svolto nella seduta del 7 ottobre la commemorazione delle 40 persone che sono morte in Piemonte nel 2013, mentre svolgevano il loro lavoro. Il presidente Mauro Laus ha ricordato i nomi delle vittime, poi l'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. Abbiamo celebrato le vittime sul lavoro, erano presenti i dirigenti dell'INAIL. La celebrazione da parte del Consiglio regionale sulle vittime del lavoro sta a significare la testimonianza e la vicinanza delle istituzioni rispetto a questo drammatico problema. Una nota apparentemente, tra virgolette, positiva è che c'è una diminuzione delle vittime nell'anno 2013. L'INAIL Piemonte dedica molta attenzione proprio a quella che è l'attività di tutela globale, in particolare l'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e in particolare ancora quelli gravi, gravissimi e purtroppo anche mortali, quelli che abbiamo ricordato per il 2013. Attività di prevenzione che si sviluppa in vari progetti, anche in attività di finanziamento alle imprese che possano investire in materia di sicurezza. E poi anche attenzione alla cura per chi ha ricevuto questi gravi infortuni e anche al reinserimento sociale e lavorativo. Nella seduta del 7 ottobre il Consiglio regionale ha approvato con 35 sì, 8 no e 2 non votanti un documento che analizza le criticità della legge 28 sulla libera scelta educativa emersa negli ultimi anni a causa della riduzione di risorse. Il testo chiede alla Giunta di pubblicare al più presto i bandi per entrambe le graduatorie, iscrizione e frequenza, trasporti e libri di testo, con una significativa riduzione del limite ISEE previsto in precedenza. È stata approvata la mozione presentata dalla maggioranza e sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle sugli assegni di studio e il diritto allo studio. Dopo anni di contrazione di risorse, limiti ISEE molto alti che hanno creato aspettative in migliaia di famiglie e sperequazioni per cui addirittura si sono negati gli assegni a famiglie con reddito più basso e invece è stato dato l'assegno a famiglie con reddito più alto nell'ambito delle scuole paritarie, finalmente diamo l'indirizzo affinché cambino un po' le regole, si modifichi il piano annuale, si mettano tetti ISEE più sostenibili e si faccia un po' di equità. La scelta della Giunta regionale di non bandire o di cambiare le regole per gli assegni di studio noi non la condividiamo per un motivo molto semplice. Il bando che dovrà uscire per sostenere le scuole paritarie e quello pubblico è quello che riguarda l'annualità 2013-2014 appena trascorsa. Quindi vi saranno famiglie, se il piano triennale dovesse cambiare, che hanno iscritto i loro figli con delle regole che oggi in modo retroattivo il centro-sinistra vuole cambiare e non è non solo politicamente condivisibile, ma non è corretto nei confronti dei piemontesi.
L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato all'unanimità dei votanti il 7 ottobre la proposta di convalida dei consiglieri regionali eletti il 26 maggio scorso, presentata dalla Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità. Convalidata l'elezione di 50 consiglieri, è stata sospesa la procedura per Maurizio Marrone, Fratelli d'Italia, in considerazione del procedimento giurisdizionale in corso e quindi in attesa della sentenza esecutiva della Corte d'Appello.